su, tra le frasche, si nota una delle torrette di guardia, una delle tante torrette di guardia disseminate sulla collina. Siamo in Campania, precisamente nel massiccio del Massico, che è una zona, diciamo, strategica, perché non solo è abbastanza isolata, ma non è lontana dal comando della NATO di Napoli, i cui ufficiali dovevano essere protetti in questo bunker con le loro famiglie in caso di scoppio di guerra termonucleare. Siamo Anna e Giovanni, appassionati di Urbex. Sarebbe Urban Exploration, cioè esplorazioni di manufatti abbandonati. L'Urbex è molto bello, interessante, affascinante, appassionante, però ci vogliono delle competenze. Questo è un vero pezzo della guerra fredda, è una base che è stata creata negli anni 50. Io credo, è una mia supposizione, che il nome Proto deriva da prototipo. Prototipo di base, diciamo, che all'epoca era totalmente innovativa. Era la NATO che era proprietaria della base, decise di sbarrare di tutti e due gli ingressi. E si entra da qui. Questi erano dei tunnel passacavi. Sollevando uno di questi è possibile, scivolando sotto, uscire dall'altra parte, quindi bypassare la chiusura e trovarne un altro aperto dall'altro lato. Noi siamo entrati da qua, però non entrate, perché entrare in questa base è da incosciente, e noi siamo stati veramente incoscienti. Noi siamo entrati con macchine fotografiche e telecamere. Infatti abbiamo delle immagini, se vuoi te le mostro. Siamo entrati strisciando. Entrati nel tunnel, abbiamo camminato per una quindicina di minuti. A metà del tunnel, sulla sinistra, c'è una grandissima porta antiatomica. Abbiamo visto dei posti molto interessanti anche della vita quotidiana di chi viveva nella base, quindi c'è un cinema, c'è un bar, una sala computer enorme, un ascensore all'interno della base, e sicuramente il posto più bello è stata la sala di controllo. È come entrare immediatamente nella guerra fredda, quindi si riporta anche un po' ai film che abbiamo visto tutti. C'è questa grande cartina dell'Europa e una serie di postazioni con delle vetrate per osservare poi probabilmente per osservare quello che accadeva all'interno della sala. È una base completamente indipendente, poteva resistere completamente chiusa nel sottosuolo per più di 2 mesi, aveva una sua centrale elettrica. Quali sono le condizioni interne? Non buone, un ambiente estremamente ostile, dentro qualsiasi problema diventa un problema grave, perché i soccorsi non arriverebbero in tempi ragionevoli. È abbandonata dal 96, 25 anni di abbandono all'interno di una montagna significa deterioramento in maniera esponenziale di tutte le strutture, una concentrazione anche di elementi che possono essere tossici all'interno della montagna, perché non c'è più il sistema di ventilazione attivo. Io ho avuto un piccolo incidente, infatti, perché arrivati nel posto più emozionante, più bello, che è la sala di controllo, ci sono delle pedane che è al buio, perché è completamente al buio, quindi c'è bisogno di luci importanti, potenti. Quindi arrivati in questa sala di controllo, che è bellissima, dall'emozione io sono salita sulla pedana, che era completamente marcia, quindi stavo per fare un volo. Mi ha salvato lo zaino. Con quello che stiamo vivendo purtroppo con questa guerra tra la Russia e l'Ucraina, il primo pensiero è stata la base. Oggi un luogo del genere è tornato di attualità, visto che abbiamo una guerra in atto e minacce di possibili guerre termonucleari, quindi la domanda che uno si può porre è se potrebbe, in qualche modo, potesse essere riutilizzato come bunker protettivo. La risposta, per quello che si vede, è no. Se proprio, diciamo, qualcuno dove sopravvivere a una catastrofe nucleare, si trova in zona e ci entra, troverebbe un rifugio, diciamo, sicuro da un eventuale bombardamento, ma non la possibilità di viverci in maniera sufficientemente salubre e comoda dentro. Sarebbe come un cavernicolo, insomma, come chiudersi in una caverna.